Barbara, come sempre, apriamo la puntata con l'amica Silvia Pagni e il suo oroscopo musicale. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale. Oggi 14 novembre, sempre sotto il segno dello Scorpione, nasceva un grande frontman. Il 14 novembre del 67 nasceva Max Pezzali. Figlio unico di una coppia di fiorai, Sergio Pezzali e Alba Scanavini, si appassiona alla musica fin da giovane, specialmente negli anni delle scuole superiori, che frequenta presso il liceo scientifico Niccolò Copernico nella sua città. Ritrovatosi a dover ripetere il terzo anno di liceo in quanto bocciato, tra i banchi di scuola conosce Mauro Repetto, più giovane di un anno, con il quale inizia a scrivere canzoni e insieme formano il gruppo Hype Hop. Nel 1991 il duo manda al produttore Claudio Cecchetto un provino registrato in audiocassetta contenente una canzone da loro composta, intitolata Non me la menare, riuscendo ad ottenere un colloquio e cambiando il nome del gruppo in 883. Ma nel 2004 intraprende la carriera da solista dopo lo scioglimento definitivo del gruppo. Il brano più gettonato di questa coppia, cioè del gruppo 883, comunque rimarrà sempre Come mai. Abbandonando definitivamente il gruppo degli 883, pubblica il suo primo album dal titolo Il mondo senza te. Max Pezzali è uno dei compositori e cantautori italiani più seguiti nel panorama musicale, con oltre 7 milioni di dischi venduti. Ha ricevuto svariati premi, inclusi 13 Telegatti, ha vinto 3 Festival Bar su 12 partecipazioni, ha ricevuto un riconoscimento ad un disco per l'estate, premio Lunezia, Summer Festival, tantissimi premi. È un grande ammiratore del cantautore statunitense Bruce Springsteen, che ha rappresentato una grande fonte di ispirazione per la sua carriera. Un suo grande desiderio è appunto potersi esibire con Bruce Springsteen e noi veramente glielo auguriamo con tutto il cuore. È anche un grande appassionato dei fumetti, in particolar modo quelli dei supereroi della Marvel. Grande ammiratore del fumettista romano Zero Calcare e a metà degli anni 90 ha pubblicato in collaborazione con Ade Capone un proprio fumetto, intitolato Gli anni d'oro, in cui erano protagonisti proprio gli 883. Dichiara di possedere una collezione di oltre 1300 fumetti. È anche un grande tifoso dell'Inter. Adora anche i tatuaggi e ne ha veramente tantissimi. Ha anche tatuato il nome di suo figlio, Iro, e simboli dei luoghi che ha amato di più. Pezzali è un grande appassionato di motociclette. Il nome del suo gruppo musicale è stato scelto in tributo al modello Sportster della Harley Davidson, la cui cilindrata più piccola disponibile è di 883 cubici. Pezzali ha dichiarato di non aver mai voluto acquistare tale modello di motocicletta per scaramanzia e dal 2000 è socio azionario di una concessionaria autorizzata Harley Davidson a Pavia.
I suoi tour sono veramente pazzeschi, pieni di magia e di avventura musicale. E così io anche per oggi ho terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Ciao a tutti, ciao da me, Silvia Pagni.